Oh Buonasera, buonasera a tutti, bentornati nel nostro appuntamento del lunedì, il lunedì alle 20.30 con il nostro programma Svegliamo l'Islam. Noi siamo giunti all'ottava puntata, abbiamo fatto un bel pezzo di percorso insieme e tra l'altro questo percorso che noi speriamo che vada e sempre continui eh, e non arrivi a un termine se non per volere, per volere di Allah. Eh, detto questo... Noi abbiamo visto in, questi, in queste settimane, in queste otto settimane, in queste, questa è l'ottava settimana, abbiamo parlato, abbiamo fatto una panoramica di quello che è l'Islam, di quelli che sono i musulmani, di chi è Dio, di perché l'Islam e non altre fedi o religioni, perché ognuno, ogni musulmano ha scelto, ha fatto questa scelta. E abbiamo un po' paragonato anche con il mondo che ci circonda. La società e la civiltà nella quale noi viviamo, e, ebbene, oggi invece parleremo di un qualche cosa di cui ormai non si parla praticamente più, ovvero la morale. La morale è religiosa e la confronteremo con quella non religiosa. Bene, quando io dico la morale religiosa, è chiaro che Soprattutto mi concentrerò sul, sull'Islam, ma la morale religiosa è o dovrebbe essere eh, simile in, eh, soprattutto nelle religioni monoteiste, okay? o i principi che condividono dovrebbero essere gli stessi, ma noi vedremo come, soprattutto parlando dell'Islam, lo confronteremo con il mondo, il mondo moderno. Intanto, eh, appunto, oggi, la puntata di oggi si chiama proprio La morale da una, da una prospettiva religiosa e moderna. Ecco, metteremo il mondo, la modernità, a confronto con, eh, diciamo, la morale religiosa. Questo perché, intanto, vediamo la definizione di che cos'è la morale stessa. La morale stessa è i sono i principi e i valori che guidano il comportamento umano mh? e si fa riferimento a quelli che sono, eh, diciamo, e si fa riferimento alla morale per giudizi etici. Benissimo, quindi già possiamo vedere come la società nella quale noi viviamo, nella quale siamo cresciuti e siamo stati nutriti e nella quale siamo stati istruiti, è una società che si eh, definisce. No, una repubblica, noi in Italia, e la repubblica italiana è uno Stato è governato democraticamente e lo Stato è uno Stato laico e quindi non ha una religione di Stato, ma lo Stato ha e protegge costituzionalmente le diverse fedi religiose. Okay? Ovviamente stiamo parlando della della Carta della Costituzione, quindi ciò che fonda l'Italia moderna. Ecco, prima però di dare una, una definizione, c'è bisogno in qualche modo di rivedere eh, un po' l'Italia negli ultimi cento anni come si è evoluta. Noi siamo passati da un regno, il regno dell'Italia, alla eh, Repubblica italiana, siamo passati da un periodo di... Eh, appunto eh, un governo eh, autoritario, un governo quello fascista, alla fine della seconda guerra mondiale la, eh, diciamo, la costituzione eh, della Repubblica, il riconoscimento della Repubblica, la fine della monarchia e in Italia hanno più enfasi no? e si ritorna a parlare di una politica governata, fatta dal popolo. Una politica che vede contrapposti diversi partiti e ogni partito porta in, eh, con sé una filosofia, eh, una cultura politica o una ideologia politica. Però, mano a mano che si va avanti, e queste sono probabilmente le primissime lezioni di che un qualsiasi studente di scienze politiche fa proprio nella materia scienza politica. Scienze, scienze politiche, politica, è che mano a mano che si va avanti e più si perde la parte ideologica del partito e il partito cerca fondamentalmente quelli che sono i suoi interessi. Ed è un po' la situazione attuale dell'Italia e non solo se noi dovessimo, volessimo analizzare il contesto politico, eh, diciamo, o, o europeo. No? Non ci sono più ideologie, ma ci sono fazioni che hanno degli interessi specifici e portano avanti ognuno la propria agenda. Poi quello che spesso si dice, no, e eh, spesso ce la cantiamo destra e sinistra, alla fine sembra che tutte e due abbiano un'agenda molto simile, tranne su alcuni, alcuni temi che poi sono quelli che eh, si dibattono nel dibattito pubblico, appunto. Ecco, quindi noi sappiamo di essere governati fondamentalmente da che cosa? Da interessi e non più da ideologie. È per questo che quando nasce un nuovo partito in Italia o un movimento nasce millantando, no? o po potrebbe anche semplicemente proponendo eh, una ideologia, eh, un, eh, diciamo, un patto che fanno con, con, il, con il popolo, con la cittadinanza. Poi, mano a mano che si va avanti, si vede come l'ideologia o questo patto viene a meno per via dei compromessi dovuti agli interessi che diventano maggiori quelli del partito politico, ovvero si fa di tutto pur di vincere l'elezione, di vincere eh, diciamo una posizione specifica e diciamo che questa è l'evoluzione naturale che una qualsiasi analisi eh, politica ci, diciamo, ci potrebbe dare come disegno di quello che succede in, in Italia. Ma perché? perché dico questo? Qual è un altro dei risultati di ciò, ovvero quando prevale l'interesse no, del partito sull'interesse ideologico, succede che a furia di arrivare a compromessi il cittadino non si ritrova più in nessuna ideologia, in nessun, non si riconosce in nessun partito e si avrà poi quello che succede e quello che è successo nelle ultime elezioni, ovvero un calo. Totale dell'affluenza alle votazioni. Per cui quello che era, diciamo, quello che è il punto di forza della democrazia, ovvero il potere al popolo, ovvero il, po il, il popolo che governa no, i partiti, viene a meno in quanto i partiti non rappresentano più quella che è l'opinione media del, del popolo stesso, dei cittadini che governano. Bene, questa è l'introduzione che ho fatto proprio per avvicinarci all'argomento all di oggi, cioè quali sono i principi e i valori che guidano il nostro comportamento e che ovviamente questi valori non arrivano dal nulla, ma vengono in qualche modo dettati da qualcuno o da qualcosa, ok? Bene, se noi vediamo la definizione... Della, di morale religiosa vediamo come la morale religiosa è basata su testi sacri e autorità spirituali ed è il riflesso della volontà divina cioè quando qualcuno dice che c'è la morale religiosa non è che è una persona che dice la morale religiosa è così ma il religioso stesso dichiara dice e annuncia che i principi sulla quale si basa la morale religiosa, derivano da un testo sacro, derivano da una parola che non è umana, ok? E questa è una delle più grandi differenze, differenze che si trovano con invece le, le morali che si basano invece su filosofie o su pensieri umani. Esempi che noi possiamo vedere di, di vedere di quella che è la morale religiosa, vediamo che il cristianesimo no, è, ha come suo o dovrebbe avere come suo fondamento la Bibbia o il, il, le, o il Vangelo, e i dieci comandamenti. Okay? Questi dovrebbero essere la base della morale religiosa cristiana, così come nell'Islam vediamo che l'Islam la sua morale, il suo il comportamento, il codice del comportamento del musulmano è tratto dal Corano e dai Hadith, una, ovvero i detti, la sonna, i detti del profeta Muhammad, gli insegnamenti del profeta Muhammad. Così come l'ebraismo trova nella Torah, nel Pentateuco, quindi i primi cinque libri della Bibbia, piuttosto che eh, nel... Nel Talmud e l'induismo, dal Dharma e dal Karma. Ecco, vediamo: questi sono alcuni esempi che noi troviamo, eh, diciamo, eh, da eh, ciò che la religione detta. Bene, invece, ciò che la definizione di morale non religiosa, da do, che cos'è? È basata su, sulla ragione, sulla filosofia e sull'esperienza, quindi l'esperienza umana ed ha un'etica che è laica o umanistica, ma ci sono altre definizioni che noi potremmo dare a questo, ma cerchiamo di, abbiamo cercato di, eh, diciamo, di stringere e, e fare queste due definizioni rispetto a ciò che è la morale non, non religiosa. Infatti se noi dovessimo vedere degli esempi di morale non religiosa, vedremo come... Eh, noi vediamo, la, abbiamo trovato quattro punti e questi li condividiamo con voi. No? La morale non religiosa può essere quella dell'umanesimo, in cui si enfatizza la dignità e i diritti umani, così come eh, l'utilitarismo, no? la massimizzazione della felicità, doveri e deontologia, doveri e regole universali, piuttosto che l'etica della virtù. Eh? L'etica è diciamo, una filosofia, è forse tra queste una delle più eh, antiche, lo sviluppo delle virtù personali. Ecco, tutte queste sono basate sul, sul, diciamo, sullo sforzo, sul pensiero, sulla filosofia che comunque partono dagli uomini. E già vediamo come c'è una grossissima differenza tra chi dice uno che è la parola di Dio, di un Dio, e l'altro che ti dice no, è lo sforzo umano nel pensiero, nella ragione, no? E, ed è assolutamente differente. Perché? Perché da un certo punto di vista, se noi prendiamo la. Io parlo dell'Islam, ovviamente, ma se noi prendiamo ad esempio la morale islamica, noi diciamo che questa è dettata da Dio e dal comportamento. E dalle azioni del suo profeta, noi avremo una morale che ha 1400 anni e che, in linea generale, non cambia. Possono esserci dei comportamenti culturali diversi da un popolo a un altro, possono esserci delle interpretazioni diverse sui comportamenti eh, rispetto, diciamo, eh, a una, una zona particolare rispetto a un'altra, le interpretazioni che si hanno e tante altre piccole varianti che ci possono essere, che possono eh, mostrare eh, una differenza no? ne, anche nella morale stessa, nella percezione della morale stessa, ma fondamentalmente rimane uguale eh, rispetto nel tempo, non muta nel tempo. Cioè il principio morale della giustizia non cambia, la tendenza umana nel rapporto uomo-umano, con altri uomini no, nel comportamento, nell'etica della, eh, della compravendita, piuttosto che nei rapporti umani eh, familiari. Ehm, insomma, rimangono, rimangono sempre gli stessi. Nonostante ci sia un progresso tecnologico, nonostante ci sia un progresso dal punto di vista demografico, quindi un aumento della... Un, può esserci un'architettura diversa, esigenze diverse, l'industrializzazione, per cui magari su qua potrebbero esserci delle nuove interpretazioni dal punto di vista etico e morale, no? dell'ambiente de, dell che ci circonda, lo sfruttamento delle risorse naturali, perché ovviamente la modernità è anche questo: no? trovare dei compromessi con, tra modernità, tecnologie e progresso scientifico e invece. Eh, diciamo, i principi morali che hanno sempre guidato, diciamo, eh, la religione o l'Islam, che sono sempre stati portati avanti da... Perciò noi troviamo come principi chiavi della morale religiosa, uno, l'autorità divina, no? Che porta con sé stabilità e coerenza delle norme. Okay? Perciò la base e la, stabili la stabilità, diciamo, perché non è, è un qualche cosa di... Eh, non è dinamico al 100% ma c'è una certa staticità, per cui si ha una base e si hanno dei principi dai quali non ci si smuove e non si cambiano, poi invece ovviamente ci sono delle varianti che possono essere leggi interpretate in modo diverso, regole interpretate in modo diverso, ma vedete come una, eh, un governo o una società in cui i principi chiave sono quelli, diciamo, religiosi, una morale religiosa, si avrà una certa stabilità. Okay, questa stabilità oggi a noi potrebbe eh, risultare stretta, difficile da applicare, difficile anche da pensare, date tutte le libertà che noi abbiamo, abbiamo oggi. E infatti diciamo che se abbiamo visto quali sono i principi chiave di quelli della morale religiosa, quelli della morale non religiosa, mh? vedremo come si basa più sul consenso sociale, sulla ragione ed è per questo che c'è un'adattabilità e un'evoluzione delle norme continue. Bene, facciamo un piccolo ragionamento su questo, un piccolo ragionamento su questo punto, cioè se io vedo che devo adattare fondamentalmente il mio stile di vita a ciò che mi detta la società oggi, ovvero quello che era morale in una società non stabile, una società adattabile e che si evolve nelle norme, quello che non era... Riconosciuto come moralmente accettabile 50 anni fa, oggi l'è diventato, è diventato moralmente accettabile. No? E diciamo che se pensiamo che 60 o 70 anni fa era impensabile che per le strade della campagna, ma piuttosto anche quelle della città, eh, eh, un uomo potesse andare in giro in pantaloncini o una donna in minigonna, perché? Perché sarebbe stato un qualche cosa di troppo strano, troppo contro alla morale, co e non era accettabile moralmente che un uomo che doveva essere vestito o da campagnolo o in giacca e cravatta, in un certo modo, no? è una donna, doveva essere una casalinga, vestita larga, lunga, eccetera, eccetera, diciamo che avrebbe fatto scalpore 70 anni fa. Vediamo però che con l'evoluzione, e soprattutto con l'industrializzazione, soprattutto con l'aumento eh, del consumismo, si vede invece che c'è un'evoluzione diversa. Ovvero oggi d'estate... Una donna troppo coperta desterebbe il sospetto, tra virgolette, che quella donna potrebbe avere qualcosa che non va. No? Eh, potrebbe, una donna che non è normale, una donna che si guarda e si dice, eh, ma che caldo, oppure un uomo che, vestito in un certo eh, non vestito, eh, che si è vestito con i bermuda, o con i pantaloncini corti o a petto nudo addirittura, in giro per le strade, nessuno... Lo vedrebbe con qualche cosa di strano. Ecco qua si mostra in verità con questi semplici esempi, come in verità, non essendoci dei principi eh, fondamentali o delle fondamenta nei principi morali, questo significa che tutto quello che noi riconosciamo come giusto oggi potrebbe non esserlo domani. Cioè noi oggi, per esempio, nella società moderna dove viviamo dato che siamo tassati tanto c'è una pressione fiscale sul singolo veramente altissima piuttosto che se eh, sappiamo che eh, il, le nostre entrate sono poche no? rispetto a uno stile di vita normale o allo stile di vita che ci viene mostrato come quello migliore no? o per raggiungere la felicità noi abbiamo bisogno di un introito maggiore no? questo è sempre secondo i canoni mh, che ci propone la eh, morale non religiosa. Eh, vediamo che rubare, per esempio, non è diventato poi così tanto grave. Eh, evadere il fisco diventa quasi, quasi richiesto, e non, non è che lo, io non lo faccio, non è, che lo sto fa non, non è che lo dico perché lo faccio io, ma lo dico perché si sa se si può non fare lo scontrino per avere uno sconticino se si chiede al commercialista di fare i magheggi no? per in qualche modo per riuscire a pagare il minimo indispensabile se le persone che noi con i nostri occhi sono persone che sono state condannate per evasione fiscale di milioni e decine e decine di milioni di euro poi si ritrovano ad avere uno sconto no? Eh, sulle tasse da pagare, quindi si mettono a posto, invece che pagarne 10 ne, ne pagano uno o due, sono a posto. No? Si vede come questa cosa qua, il rubare o l'evadere diventa un qualche cosa di accettato moralmente. Basti pensare ai film di Hollywood in cui si esalta il ladro, no? che ruba fondamentalmente. A, no? a chi ci... E a chi guadagna di più le banche, i casino, eccetera, 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 no, Questi sono i film che ci vengono proposti e che noi vedendoli non è che denunciamo, diciamo, ma questa cosa è una cosa che moralmente non è accettabile. L'accettiamo perché rubano a persone che nel film sono cattive. Ecco, ma queste persone, i buoni e i cattivi, ormai si è un po', eh, come dire capovolta la situazione per cui noi vediamo che la morale non guidata da principi religiosi è possibile che una cosa che è sbagliata venga accettata culturalmente e che diventi parte no, della eh, diciamo eh, della morale cioè una cosa accettata e questo perché io dico perché non esiste un principio di giusto e sbagliato, ma esiste la ragione, esiste il consenso sociale, perciò tutte queste o l'adattabilità e le norme, per cui si fa una norma specifica per evitare una cosa, si fa una norma specifica per, cioè per esempio tutti quelli che non hanno pagato le tasse arriva al condono, no? eh, ovviamente tutti noi siamo felici del condono, ma perché? Perché le tasse sono di per sé ingiuste o contro... No, l'individuo stesso, la società stessa, per cui si, si cerca di arrivare a questo. Ma chi mi dice che oggi no, i diritti umani dicono che la vita umana va, eh, diciamo, protetta? Ma quale vita umana? Cioè, questi diritti che sono accettati della civiltà moderna e che sono diciamo la bandiera della civiltà moderna. È valida per tutti una legge universale o sceglie delle persone specifiche? La democrazia, la democrazia vale per l'Italia e per l'Europa o vale per tutto il mondo? Tutti dovrebbero essere, dovrebbero essere democratici. Io ho una classifica. No, di, di paesi in cui si dà una definizione di quella che è la, la democrazia e si vede come l'Italia, per esempio, è un paese che c'è qualche criticità sulla democrazia, perché? Perché viene a meno la partecipazione politica. Vedete c'è una, una classifica stilata. Dal, eh, Dall'Economist Intelligence Unit nel 2023, che vede come democrazie complete solo una ventina di paesi, no? e tra questi paesi c'è la Norvegia, l'Islanda, la Svezia, la Svizzera, il Canada, l'Australia, la, la Finlandia, la Danimarca, l'Uruguay, la Germania, e il Giappone, e addirittura il Costa Rica e Mauritius, mentre vede come democrazie imperfette Stati Uniti, Italia, Francia. E tanti altri. Perché? Perché nonostante che siano democrazie, ma la scarsa affluenza, diciamo, della, delle persone alle, alle politiche la rendono una democrazia imperfetta, ovvero non rappresentante di tutti, di tutti i popoli. Però se poi pensiamo a uno Stato come quello dell'Egitto, noi vedremo che, che l'Egitto sulla carta dovrebbe essere una Repubblica democratica perché ci sono delle elezioni no? ma se queste elezioni diciamo danno sempre lo stesso risultato da anni si vede che nella lista invece l'Egitto nonostante sia una democrazia è tra i regimi autoritari e poi per ritornare un po' alla questione un, po', un pochettino eh, dei diritti umani ma la vita è uguale in tutto il mondo oppure no? Perché in questo caso mi farei una domanda, cioè la vita di un palestinese è uguale alla vita di qualsiasi altra persona nel mondo? Perché proprio questa settimana il congresso americano si è alzato a fare una standing ovation al presidente dell'entità. Sionista, il presidente dello Stato di Israele, nonostante che ci sia una stima che circa 180.000 persone, 180.000 palestinesi, cioè l'8% della popolazione di Gaza sia stata sterminata. Ma i diritti umani, quindi la morale, eh, diciamo non religiosa, vale e va bene per tutti o solo per alcuni popoli, nazioni, eh, cittadini eletti, perché se no, a questo punto preferirei diciamo la morale religiosa. Infatti, vediamo l'ultimissima slide, vediamo quali sono i punti di forza e i punti critici no, delle due morali. Da una parte la morale religiosa ha come punti di forza che c'è una guida spirituale e una comunità. Ma c'è un eh, eh, una potenziale rigidità, certo, perché? Perché le regole sono quelle, le regole diciamo non mutano e non cambiano facilmente, dall'altra parte la morale non religiosa potrebbe sembrare più inclusiva e flessibile, cosa che ovviamente la flessibilità c'è anche in quella religiosa, ma non su tutto, eh? ma c'è un possibile relativismo, ovvero... Questa cosa, diciamo che non è, questa morale non è propriamente oggettiva, mm, diciamo, è interpretabile, è mutabile, è, vince la maggioranza, anche se la maggioranza è fatta, potrebbe essere fatta da stolti, potrebbe essere fatta da ignoranti, ma vince il numero. Ecco, e visto per ritornare un po' all'accenno che abbiamo fatto per esempio sulla guerra, Un'etica religiosa non può, io parlo dell'etica religiosa musulmana islamica, non può, il fine non giustifica mai, o quasi mai, ma non, giustifica, non è un principio religioso che il, che il fine giustifichi i mezzi, giustifica i mezzi, okay? Al contrario, quello che noi vediamo molto spesso soprattutto nelle guerre degli, de, degli ultimi trent'anni, anzi ma che dico trent'anni? Parliamo anche della seconda guerra, dalla seconda guerra mondiale in poi, sembra che, la, che nella civiltà occidentale guidata da una morale laica, secolare e eh, diciamo fintamente religiosa, il fine giustifica i mezzi, il fine giustifica il lancio di una bomba atomica contro... Una o due città. Il fine giustifica il mettere, il ricattare il mondo intero di una, con una guerra nucleare. Il fine giustifica i mezzi che per salvare eh, diciamo una popolazione si debba, o per realizzare il piano di una popolazione si debba automaticamente eh, accettare. L'annientamento, il genocidio e la cancellazione etnica di un altro popolo. Ecco, questa non può essere la morale che ci guida. Bene, noi adesso ci prendiamo uno stacco una, un attimo di pubblicità, ma al nostro rientro ci sarà un graditissimo ospite, il fratello Dottor Sem El Meligi, e parlerà con noi della morale. E attendeteci e ci vediamo tra pochissimi minuti, forse tre. Benissimi, bentornati. Eh, dopo questo breve stacco pubblicitario, ci siamo ritrovati. Introduciamo il nostro ospite, il nostro carissimo il dottor Sam El, El, El Meligi. Eh, benvenuto, assalamu alaikum. E come sarà, dottor Grazie per l'invito. Semeh è un attivista da, da anni, da più di vent'anni ormai che è attivo nella comunità, nella comunità islamica milanese e non solo, anche a livello nazionale, e, per cui noi l'abbiamo invitato proprio per sentire anche il suo, il suo parere, anche visto l'esperienza. Poi lui ha anche mh, titoli accademici diciamo, per studi, studi islamici, ha studiato all'Università Islamica eh, in Francia. Eh, piuttosto che continua a seguire accademie, eh, diciamo di studi islamici in giro per il mondo, e questo non fa altro che arricchire eh, la, sua, la sua cultura rispetto, rispetto all'Islam, per cui eh, non può esserci lui è uno tra le persone che possiamo dire, un esperto dell'Islam a, a 360 gradi. Bene, noi, come hai sentito, abbiamo parlato di. Morale moralità eh, abbiamo fatto questa distinzione tra la morale religiosa e la morale non religiosa. Eh, puoi approfondirci un po' di più la questione o le differenze che ci sono tra questi due tipi di morali. Certo, mi meno Jim S. Innanzitutto, grazie, grazie per l'invito e per la gentile presentazione. Eh, la morale è... C'è un grande dibattito eh, che ancora ormai da, da, da molto tempo è eh, un dibattito filosofico su, eh, diciamo, sui principi oggettivi, i principi buoni oggettivi, la bontà oggettiva, la giustizia oggettiva, l'altruismo oggettivo, cioè questi, questi sono valori oggettivi o sono valori relativi? La giustizia è oggettiva, assoluta o è relativa? Questo dibattito chiaramente nasce dal, dal fatto che mentre un credente eh, è fermamente posizionato sul fatto che è stato Dio, al di là poi del credo specifico, ma è stato Dio a, a definire eh, giustizia, eh, altruismo, generosità, eh, pudore o altri valori morali etici, eh, l'ateo o il non credente in generale, attribuisce, eh, cerca di attribuire la morale all'evoluzione della società, al bisogno della società, alla necessità della società e, e tanto altro. Il punto però è che eh, rimane per il non credente una questione relativa e, e qua nascono mh, giustamente delle contraddizioni. È una delle più grandi contraddizioni, che poi ci sono tanti esempi filosofici che vengono fatti, ma una delle più grandi contraddizioni è se io fossi assolutamente certo, assolutamente certo, che se io adesso posso rubare qualcosa e sono assolutamente certo che nessuno mi vede e nessuno mai mi potrà scoprire. E chiaramente qua stavo, sto parlando di un esempio astratto per cercare di, 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 di arrivare al punto. Il non credente e il credente, come si comporterebbero? Ecco, lascio, lascio questa domanda per riflettere perché non vorrei dare delle risposte, ma è giusto una domanda di riflessione. E poi c'è un altro esempio ancora più, eh, diciamo, eh, più calzante, che è vero, no? pensiamo a quattro categorie di persone. No? Un credente che segue la propria morale, un credente che non segue la morale, quindi che si comporta diversamente da quanto crede, un non credente che invece segue dei principi morali, è un non credente che non segue nessun principio morale. Se ci pensate, i coerenti sono il primo e l'ultimo. Il credente che segue un principio morale è il non credente che non segue nessun principio morale. Perché se io dovessi pensare che io vivo un determinato periodo sulla terra 60 70 80 anni e poi sono assolutamente certo o in testa mia sono certo che dopo c'è nulla in nero il vuoto in niente quanto il diciamo il bisogno dell'altro del mio vicino di casa del mio compagno di lavoro del mio compagno di banco del mio superiore quante le loro esigenze Effettivamente possono influenzare il mio comportamento in nome di un bene, del bene della società, se non c'è poi un tornaconto duraturo nel tempo. E quando dico duraturo vuol dire anche per il credente il, il fatto che egli creda che dopo la morte c'è un compenso per il suo comportamento, cioè il valore di giustizia, se pensiamo anche solo al valore di giustizia, eh, è un valore che per un credente è un valore oggettivo, assoluto. Per un non credente diventa qualcosa di relativo, quindi, quindi quello che è giusto per lui non è giusto per me, e viceversa. Tanto è vero che, come giustamente tu hai fatto degli esempi, quello che era sbagliato 50 anni fa oggi è ben accettato. Anzi, se tu critichi qualcosa che oggi è ben accettato, allora il problema è tuo, non è degli altri. E così via. Quindi. Eh, la, la, tra, inoltre, prego. No, no, dico, noi siamo arrivati prendendo un po' a spunto da quello che dici. Tra l'altro siamo arrivati anche a una cultura no, eh, oggi in cui c'è la libertà di fare tutto, mh, tr tranne ciò che va contro la morale, eh, diciamo, attuale. Perché esiste la, la cultura della cancellazione, no? la ca cancel culture, no? Per cui se io dico qualche cosa che va contro a ciò che è normalmente accettato oggi, rischio di essere cancellato o delle proprie organizzazioni che mi vengono contro. Difatti, e poi ti rilascio la parola, sempre mi hai fatto riflettere sul senso di giustizia, no? Perciò io che nasco nel mondo ricco e del benessere sono fortunato secondo questa concezione della giustizia o della fortuna o della morale, ma colui che nasce in un posto eh, sfortunato del terzo mondo in cui c'è siccità, c'è fame e quant'altro, lui è considerato nulla praticamente perché la sua vita non cambierà, quindi nasce, cresce, muore totalmente per il nulla. Certo, eh, eh, beh, le, le tue parole, soprattutto sulla cancel, cancer, mi, mi fa riflettere anche su un'altra questione molto importante che riguarda sempre la morale. Eh, C'è una, una cosa molto importante. Che noi quando eh, cresciamo, quando siamo bambini, ci rendiamo conto fare una determinata cosa è sbagliata o fare una determinata cosa è giusta. E, e questa cosa è proprio quel sentimento innato che eh, noi musulmani chiamiamo fetro, eh, che Dio ci ha piantato dentro nel momento della creazione. Ed è per questo che noi siamo più portati a riconoscere, amare, a riconoscere, fare il bene che fare il male. Ed è la stessa cosa sulla cancel, uh, sulla cancel culture, cioè la cancel culture ha fatto il non credente deve soddisfare comunque quel bisogno innato di adorare qualcosa. E quando finisce per non adorare Cristo perché non vuole essere cristiano, non adorare Dio perché non vuole essere musulmano, Allah subhanahu wa ta'ala l'altissimo, finisce per adorare il proprio ego, adorare la propria passione. E questa adorazione lo porta a pensare o comportarsi con i fatti dicendo va bene, questa è la strada è la retta via che l'umanità deve perseguire, tutto quello che c'è sugli estremi, sul lato destro, sul lato sinistro va cancellato. È la stessa mentalità che purtroppo ha governato il Medioevo e ha governato altri paesi. Quindi, se non sei se non eri cattolico o non, non eri cristiano cattolico poi. È inutile che storia a parlare di protestanti e cattolici, però in generale se non eri cattolico eh, era un problema. Perché? Perché eri sulla, sulla strada sbagliata e quindi venivi perseguitato per questo. I meccanismi che governano il comportamento umano, vedi, sono gli stessi, 10.000 anni fa, 100.000 anni fa e il giorno d'oggi, e saranno così sempre, perché il primo crimine commesso nella storia è dato dalla gelosia. No? Caino che uccide il fratello Abele. E oggi la gelosia porta comunque al femminicidio, porta a crimini, porta a, a comportamenti malvagi di fatto, come porta anche alla questione del cancello tutto quello che non è uguale a me. Chi è che ti fa tollerare, ti fa rispettare, ti fa pensare che l'altro merita di avere la tua stessa opportunità? È un, un valore, cioè qualcosa di più assoluto, un'entità assoluta, qualcosa che trascende l'umano. Questo qualcosa che trascende l'umano è Dio che mi dice: fai questo, non fare questo, rispetta le persone, non uccidere, non rubare, non fare, non disfare. E se qualcuno crede diversamente lo deve rispettare, almeno questo nella, uh, nella concezione islamica, quindi nella visione islamica. E quindi. Eh, capisce che sono tutti meccanismi innescati da, 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 dalla fetra, dalla natura primordiale, per cui tutto nasce, il bene e il male, lo riconosciamo e riusciamo a riconoscerlo, amarlo o odiarlo, e allo stesso tempo dobbiamo soddisfare anche quel bisogno di adorazione che poi si manifesta nella, in un'ideologia che vuole essere dominante e dominare e, tra virgolette, cancellare ciò che non si conforma a questo. A questo, a questo dominio è l'esempio più grande se mi permette aggiungo un'ultima cosa è proprio l'esempio che hai fatto cioè Putin ha invaso l'Ucraina quindi è stato, è stato tolto diciamo dalla cerchia dei grandi dal tavolo di chi governa chi comanda il mondo per aver fatto cose molto ma molto ma molto meno gravi rispetto a che invece ha fatto lo Stato di Israele mentre nello Stato di Israele per esempio alle Olimpiadi la Russia non c'è, c'è Israele, anche se Israele ha fatto molto, ma molto, ma molto di più rispetto a quello che ha fatto la Russia in Ucraina. e, e Tu hai fatto l'esempio della Standing Convention alla, al congresso americano per il primo ministro israeliano. Quindi capisci, se tu sei, è come se ci dicesse, se tu sei il mio carro, puoi fare quello che vuoi, sarei sempre ben accettato. Se tu non ti vuoi conformare alla mia cultura e non vuoi salire sul mio carro, va bene. Però al primo sgarro, o quello che loro vedono lo sgarro, noi ti sbattiamo fuori, ti isoliamo, non sei più della nostra famiglia. Eh, questo, è, diciamo, tra l'altro tu, tra le altre cose, hai detto che l'Islam tollererebbe, quindi dal punto di vista proprio religioso, la presenza di religioni diverse. Cioè, questo ovviamente, secondo la concezione che si ha dell'Islam, in linea generale e questo è un programma che è fatto anche e soprattutto per scardinare quelli che sono i pregiudizi sull'islam le persone non sanno non conoscono cioè si pensa sempre che i musulmani nei loro paesi persegui, perseguitino le altre fedi le altre religioni se puoi approfondire un pochettino questo punto beh chi, chi conosce la storia eh, Ride sentendo le accuse che si vengono fatte in questo senso. Le comunità cristiane più antiche al mondo sono in Egitto e in Siria. I monasteri più antichi al mondo, le chiese più antiche al mondo sono in Siria e in Egitto. Eh, paesi musulmani già eh, nel primo ventennio dell'Islam, o il primo trentennio. Quindi. Eh, fare queste affermazioni eh, è, è, o una persona in buona fede ignora i fatti storici, o è una persona proprio in mala fede che proprio vuole, eh, vuole infangare la religione islamica e i musulmani. Eh, i, I musulmani. Eh, certo, eh, un paese che è stato governato dall'Islam ha sicuramente delle regole che musulmani e eh, non musulmani dovevano rispettare, ma eh, una cosa eh, fondamentale, fondamentale nella religione islamica era la difesa, la difesa fisica delle minoranze religiose. E questa cosa non, non, non si è trovata da nessun'altra parte. Eh, la difesa delle, delle minoranze religiose è un obbligo islamico, cioè io non lo faccio perché eh, per qualche carta firmata tra i paesi a livello internazionale o qualche accordo internazionale lo faccio perché Dio me lo ordina ed è questa la differenza forse la differenza è proprio che io da credente so che la via per il paradiso è obbedire a Dio e tra gli ordini che Dio mi ha dato nel Corano o nella tradizione del profeta Muhammad pace e benedizione di Dio mi ordina proprio di rispettare le minoranze e curarle addirittura il Profeta dice: Io sarò contro colui che danneggia un Moad. Un Moahed sarebbe colui che ha preferito mantenere la propria religione d'origine quando eh, ci fu la conquista islamica in tutto il Nord Africa, per esempio. E eh, questo muahed, o questa persona che ha, ha deciso di rimanere cristiano o ebreo, viene danneggiato da un musulmano. Il profeta dice: Io sono. Sarò contro il giorno del giudizio, contro colui che fa del male a un Mu'adh, quindi un cristiano o per esempio un ebreo. Quindi arrivati anche al punto che uno rischia anche, eh, rischia anche di trovarsi contro il profeta il giorno del giudizio per aver leso a un non musulmano, in, in terra, chiaramente in terra islamica. No? Eh, quindi fino a questo punto i musulmani rispettano chi è diverso. L'obbligo. Del musulmano è indicare la retta via. Guarda, questa è la retta via. Io credo che la salvezza si ottiene seguendo questa via, se però decidi di non seguirla, io comunque ti rispetto. Sappi che, però, le conseguenze sono una e due. Però, se decidi di non seguirle, puoi rimanere cristiano porne ebreo, però poi eh, sappi che eh, potresti insomma, non salvarti il giorno del giudizio. Quindi eh, il mio obbligo è solo eh, esaltare, mostrare l'Islam nel modo migliore possibile, poi chiaramente non, non si può obbligare, come Dio dice nel Corano, non vi è, la Profeeddì non vi è costrizione alla religione. Bene, ti ringrazio perché un, era un appunto molto, molto importante dire questo. Però no, io prima, tra, le, tra, le lista, tra le, nella lista degli esempi di filosofie, eh, diciamo, con morale non religiosa, c'era quella dell'utilitarismo che ha tra le sue, eh, diciamo, obiettivi quella della massimizzazione della felicità. E noi vediamo oggi che nella società nostra di oggi la, la felicità è sempre legata al consumo, alla materia, al eh, voler mostrare un certo tipo di benessere e ad una. Ambizione degli individuo ad essere esattamente una persona che va alla ricerca di questo tipo di felicità. Noi vediamo però che questa felicità è, è molto illusoria, c'è cioè questa ricerca o questa massimizzazione della, della felicità perché vuol dire tutto ciò che desidero o tutto ciò che eh, mi appaga, eh, devo, cercare, devo cercare di averlo. Ecco quanto contrasta con la morale religiosa. Questo è, Ed è la morale religiosa vuol dire non essere o non cercare la felicità. Eh, guarda, eh, faccio sempre l'esempio delle olimpiadi. No? Noi abbiamo visto diciamo la presentazione blasfema. Eh, rappresentante, che rappresenta, cioè, ha cercato di la, la uh, riinterpretazione dell'ultima cena eh, con in modo abbastanza blasfemo per il cristiano e per il musulmano, dato che noi crediamo in Cristo come profeta e messaggero di Dio. È come, è come se in quella presentazione ci, ci si volesse dire è il Dio del piacere che ha la vittoria, la rivendica una vittoria sul Dio del dolore, secondo chiaramente la concezione cattolica della, 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 delle pene che Cristo ha dovuto subire per salvare l'umanità questa, questa, questa cosa molto simbolica in realtà eh, è molto portata alla disparazione, secondo me perché eh, si esalta proprio il concetto del piacere fisico eh, della, che, proprio quando eh, non hai i limiti ripeto, mi, mi cerco di collegarmi anche alla morale, quando non hai un limite tutto diventa eh, relativo, quindi mh, quello che ha offeso moltissimi cristiani musulmani credenti nel mondo per alcuni era l'esaltazione del piacere l'esaltazione della felicità eh, quindi è sicuramente la, la, noi sappiamo che eh, il piacere fisico eh, e, e i ricchi lo sanno meglio di chiunque non è nella ricchezza la ricchezza risolve i problemi ma non ti dà la felicità le donne possono essere una passione momentanea un piacere momentaneo le droghe, il consumo di alcolici, eh, tutto quello che eh, è materiale non può soddisfare per un semplice fatto. Noi siamo fatti di due componenti. Una componente materiale che sono i nostri corpi è la componente dell'anima, che praticamente è quella cosa che nessuno nessuno ancora ha scoperto cosa sia e non sappiamo che nessuno lo potrà fare, dato che Dio nel Corano, dato che l'anima è un segreto di Dio e non si potrà sapere di più, ma è l'anima... Ha bisogno di alimentarsi esattamente come il corpo. E questa alimentazione è data, deve essere fatta in un determinato modo rispettando anche la morale che Dio mi ha dato. Se non lo faccio, io continuerò ad a bere acqua di mare pensando di soddisfare le mie sete, ma in realtà io non sto soddisfando le mie sete, sto avendo solo più, più sete. E gli esempi sono innumerevoli di persone che hanno tentato di perseguire il piacere fisico in diverso modo e non l'hanno mai raggiunto. Eh, si sentono storie di persone che poi eh, finiscono eh, per diventare buddisti o comunque a seguire qualche filosofia orientale per trovare quello che loro chiamano la pace interiore, che è un modo per soddisfare quel bisogno di alimentare quella parte del nostro essere che non si può alimentare con le cose fisiche, molto semplicemente. Quindi perseguire il piacere, sicuramente perseguire la ricchezza è una bella cosa, perché i soldi ti risolvono il problema. Quindi non sto dicendo che non bisogna avere soldi o che non bisogna cercare di stare bene, ma non deve essere il fine, deve essere lo strumento per, non il fine con il quale io penso di ottenere la felicità. E gli esempi innumerevoli di persone ricche che si suicidano sono tanti, ormai all'ordine del giorno: persone che hanno tutto dalla vita, tutto quello che si può pensare dalla vita, finiscono per uccidersi. Quindi sappiamo bene che le cose fisiche, le cose materiali, non, non possono soddisfare la parte di luce che Dio ha messo in noi, che può essere soddisfatta solo ed esclusivamente in un determinato modo. Essere soddisfatta in un altro modo avrà sempre dei problemi. Io tra l'altro prendo l'esempio che hai fatto su, sulle Olimpiadi per dire che vabbè, ovviamente l'autore del, dello spettacolo ha detto lui stesso che non c'era alcun riferimento all'ultima cena, ma il riferimento, era un riferimento più pagano no, delle, che rappresentava più forse le divinità eh, diciamo, greche. Eh, rispetto a quelle cristiane però l'indignazione c'è stata e addirittura portati forse alle esasperazioni si è, si, è, si è avuto addirittura delle scuse da parte eh, esatto. diciamo, per aver urtato esatto. quella che è la sensibilità cristiana tra l'altro però avviene in un paese laico secolare forse uno dei più secolari di tutti ma che non ha mai per esempio chiesto scusa ai musulmani per aver urtato eh, diciamo i loro sentimenti, un paese che è contro la simbologia religiosa, che è nata proprio per contrastare l'islam e i musulmani in, sul territorio francese, un paese che ha depredato e continua a depredare paesi musulmani e non eh, in Africa. Perciò anche questo vediamo come c'è una contraddizione proprio perché si pensa più all'interesse, probabilmente offendere i musulmani fa guadagnare forse rispetto a offendere quando si offende un'altra fetta di popolazione, no? si, si, si mostra anche un po' quella che è l'ipocrisia del mondo eh, in cui eh, diciamo ognuno ragiona in base ai suoi interessi e il fine giustifica sempre i mezzi, questa è un po' la filosofia che Porta avanti la morale, forse, eh, diciamo, moderna. Bene, siamo in chiusura e ti chiedo, negli ultimi minuti, una cosa che chiedo a tutti i miei ospiti: ovvero, a prescindere dal, dall'argomento della serata, Semeh, dai un consiglio a chi è musulmano, a chi è convertito all'Islam e, e a chi non è musulmano. Uh, vedete, la moda, io cerco invece di collegarmi proprio all'argomento che è un bel argomento, la morale nell'Islam, è un punto fondamentale, il migliore, il migliore, il migliore che porta alla morale migliore è, sono coloro che saranno più vicini al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in giorno del giudizio come eh, il profeta stesso sallallahu alaihi wa sallam ha detto, quindi eh, per coltivare la morale, eh, l'Islam è una religione collettiva, non è una religione individuale, eh, spesso eh, un errore in cui cadono i neo musulmani è mh, pensare che la testimonianza di fede la Shahada sia un punto d'arrivo, in realtà è un punto di inizio dove poi c'è tanta strada da fare e questa strada va fatta in modo sempre collettivo, con tutti i problemi che le comunità, gru i gruppi di persone possono avere, quindi eh, disagni tra le persone, problemi, eccetera, ma i benefici superano di gran lunga eh, qualunque... Eh, disagio, così eh, passami il termine che ci possa, possa succedere a livello comunitario quindi il mio consiglio è state sempre in mezzo alla comunità la vostra morale eh, il vostro comportamento sicuramente ne ha gran, grande, eh, grande beneficio che altrimenti eh, la vedo molto dura farlo in, mo in, uh, farlo in modo individuale e invece un consiglio a chi non è musulmano un consiglio a chi è musulmano è conoscete l'Islam. L'Islam, eh, il musulmano è rigido o almeno sembra rigido perché assolutamente c'è sicuro al 100% che questa è la strada per la salvezza. Quando tu sai che vivi 60-70 anni e poi hai un'eternità in paradiso o in inferno, cambi molto prospettiva. Quindi il mio consiglio eh, che do a, a chi non è musulmano è... Iniziare a conoscere l'Islam a un amico, tramite un amico, tramite il centro islamico vicino, tramite il collega di lavoro. Ormai i musulmani sono, sono tanti e sparsi anche in Italia, quindi è facile anche acquisire informazioni riguardo l'Islam. Bene, io ti ringrazio, grazie mille per il tuo intervento, che è sicuramente utile, importante. Dio volendo, inshallah noi riprenderemo se accetterai un altro invito. Da settembre in poi saremo felici di, 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 di riascoltarti. Barakallahu Faik, Jazakallah khair, eh, dottor Semer. Jazakallahu khair, grazie mille per l'invito. Assalamu alaikum. Bene, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Però, visto che siamo al termine, faccio qualche annuncio. Noi siamo arrivati all'ottava puntata. Adesso siamo arrivati alla pausa estiva. Eh, ci prendiamo un mesetto. Ci rivediamo a settembre. Inshallah, con altre, altre puntate. Speriamo di poter andare eh, avanti con questo nostro programma e anzi migliorarlo sempre di più. Prenderemo eh, un mesetto per rinfrescarci le idee. So che dire rinfrescarci le idee ad agosto sembra un po' strano, a meno che tu non sia perennemente in mare okay, o al mare, però. Eh, noi ci rivedremo a settembre, perciò io eh, ci tengo a ringraziare intanto il canale Aerobic Channel che ci ha ospitati, tutti i miei ospiti che sono, che sono intervenuti dalla prima all'ultima puntata, eh, io prima di lasciarvi vi ricordo sempre di seguire i nostri social eh, su Facebook, progetto 360, eh, Islam360 It su TikTok e Instagram e il nostro sito internet www.islam360.it. Cercheremo di avere nuovi contenuti ogni volta. Così come noi ringraziamo i nostri sponsor, ovvero coloro che hanno permesso eh, diciamo, che ci fosse questo programma: eh, la Comunità Islamica di Piacenza, il Centro La Pace Carlo Farini Milano, l'ente di certificazioni Halal Wad. Eh, così come l'Associazione la, eh, Islamica di Cinisello Balsamo e il Centro Culturale Islamico di Bergamo, che ovviamente qua gioca in casa, a tele nel Orobic Channel, essendo noi nella provincia di Bergamo. Vi ringraziamo e noi vi chiediamo di seguirci appunto ancora sui nostri social, ci sono le repliche di queste puntate almeno tre volte alla settimana. Noi ci rivediamo eh, a settembre. Eh, rimanete informati su quando comincerà. Vi ringrazio per la vostra pazienza, per averci supportato e sopportato fino, fino ad oggi. Buona serata, buona continuazione, buone ferie, buone vacanze. Alla prossima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.